Proprio qui alla mezzanza, in Rue de Milan 70. Lì potremmo vedere. In Rue de Milan 70? Come sono emozionata! Com'è romantico! Sarà fantastico! In amore, quando ci si mettono le donne della buona società, sono quelle che ti creano meno fastidio. Bene, scappo! Monsieur Aubert. Mio marito! Non lo voglio vedere! Caro! Scegliere. Bene, cara, vai pure, dire giù qua subito una parola al dottore. Lasciateci. Questa sì che è buona. Ma caro! Preferisco così. Dottore, ero giusto che ho pensato. Salve a chiedergli un parere. Figuratevi che da qualche tempo mi sangue il naso e la circolazione del sangue si arresta. Voglio. Dovete mettere il naso e la bocca una bacinella piena d'acqua per un'ora e mezzo. Cosa? È per respirare? Respirate. L'importante è che mettiate il naso e la bocca sott'acqua. Beh, preferirei qualche altra cosa, ma se voi pensate che possa essere la terapia giusta. Cosa devo fare per mia lingua? Oh, vedete, sempre molto bianca, cosa ne pensate? La mia è della vostra. Cosa? E poi la vostra è a punta, la mia è tonda. Vuoi dottore? Io sono il suo servitore. Cosa? Non siete dottore? Un cameriere? E usate parlare con me? Io sono molto molto buono. E poi non niente da fare. Stefano, eccovi il contratto. Mi raccomando, conservatelo bene. Allora è lui il dottore. Signore, sono rimasto per chiedervi scusi in quanto ho scambiato il vostro cameriere per voi. Oh, non fa niente. Non faccio proprio caso a queste cose io. E a questo proposito, permettetemi di raccontarvene una bella. Figuratevi che avevo come inquilina una sala. Ah, benissimo, ma vi chiedo scusa, si è fatto tardi. Ed è onoratissimo, onoratissimo. Poi la sala. Beh, se ne andate. Oh, Stefano, devo raccontarvene una veramente bella. Figuratevi che arrivo come inquilina una sala. Devo fare cucina. In fin dei conti la storia è molto semplice. Avevo come inquilina una sarta e la sarta aveva come protettore che poi si è andato nel senso.